Benvenuti e ritrovati a tutti gli amici del web, io sono Sig e questa è la mia solita playlist di Dragon Ball. Oggi parliamo di trasformazioni, in particolare di una trasformazione, il Super Saiyan di terzo livello. Il Super Saiyan di terzo livello è la massima trasformazione mai raggiunta dai Saiyan, se si considera solo Dragon Ball Z ovviamente, perché poi sono state introdotte le trasformazioni divine in Super e anche quella di quarto livello in GT. Gli unici personaggi in grado di sbloccare questa forma, per adesso, nella storia canonica, sono Goku e Gotenks. Ho specificato storia canonica perché il web è letteralmente pieno zeppo di artwork di personaggi che hanno raggiunto il terzo livello, senza contare poi i manga standalone creati dai fan, in cui appaiono addirittura le trasformazioni superiori alla terza e alla quarta. Comunque ragazzi, la trasformazione di terzo livello è la più rischiosa in assoluto. Permette di raggiungere una forza strabiliante, alcuni dicono 4 volte maggiore di quella del Super Saiyan 2, ma richiede un dispendio energetico elevatissimo per essere mantenuta. Questo la rende potente, sì, ma poco indicata per i combattimenti duraturi. Goku è stato il primo Saiyan, almeno se si considera la storia nota fino ad ora, che è riuscito ad ottenere questa trasformazione, grazie a 7 lunghi anni di allenamento nell'aldilà. E il fatto che ci sia riuscito nell'aldilà è molto importante, perché permette di spiegare appunto il rischio di questa trasformazione. Mancando nell'aldilà un corpo fisico e materiale, il soggetto è in uno stato di pura energia, e questa è virtualmente illimitata, di conseguenza questa trasformazione non può avere riscontri negativi sul corpo. Ma appena ci si sposta in un contesto diverso, come su un qualunque pianeta con un corpo vero, questa potenza sviluppata dal Super Saiyan di terzo livello consuma molto e molto velocemente il fisico. Questo dettaglio viene precisato anche in GT, nonostante la serie non sia canonica. Qui infatti Goku, ritornato bambino con le sfere del drago, apprende purtroppo che il suo corpo ringiovanito non è sufficientemente potente per mantenere tale forma per più di alcuni secondi, proprio a causa del consumo energetico. Infatti, se questa forma verrà usata oltre il tempo limite, il Saiyan possessore otterrà menomazioni fisiche permanenti. La potenza del Super Saiyan 3 è veramente assurda, ragazzi. Pensate che la prima volta in cui viene mostrata, quando Goku cerca di far perdere tempo a Majin Buu sulla Terra, si sprigionò un'aura talmente enorme che scatenò calamità ambientali in tutto il globo e che fu percepita persino da Kaioshin e da Kibit dal lontanissimo pianeta degli Shin. Anche Goten e Trunks, una volta fusi in Gotenks, riconosceranno la potenza distruttiva di tale trasformazione. Questa infatti nel loro caso richiederà talmente tanta energia da ridurre il tempo di fusione dalla mezz'ora standard a soli 5 minuti se utilizzata, diventando così una sorta di asso nella manica, una mossa da usare solo se alle strette. Una cosa che non mi è mai piaciuta moltissimo è stata una vicenda nella serie Super, dove Goku nel combattimento amichevole contro Bills la usa, ottenendo però scarsi risultati e venendo sconfitto con un paio di colpi. Questa scena sembra come togliere valore a quella potenza disumana e terribile che era il Super Saiyan 3. Per carità, io capisco che si siano dovute inserire nuove trasformazioni necessarie ad una nuova trama, però quella era il massimo del vecchio Dragon Ball Z, e ridicolizzarla così non mi è piaciuto particolarmente. Però è solo un mio parere, ci mancherebbe altro. Ecco ragazzi, il video è finito, io spero vi sia piaciuto, scrivetemi le vostre idee qui sotto nei commenti che magari ne esce una bella discussione. Statemi bene e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video!